Nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati. Vicenza, cambio al comando della finanza iberica. Dopo il generale Sharaf, arriva il colonnello Virgilio, staffetta al comando della Guardia di Finanza Vicentina. Ieri nel chiostro della caserma Pumpo, sede del comando provinciale, si è tenuto l'avvicendamento tra il generale di brigata Crescenzo Sharaf, trasferito al comando di Varese, e il colonnello Cosmo Virgilio, proveniente dal nucleo speciale Polizia Valutaria di Roma. Era presente il comandante regionale Giovanni Mainolfi. Vicenza aggredisce con Nazionale, la obbliga a lasciare l'appartamento, denunciato un romeno. Un cittadino romeno di 53 anni è stato denunciato dalla polizia di Vicenza, intervenuta il 1 agosto nei pressi di via Quintino Sella in città, a seguito di una segnalazione al 113. A contattare gli agenti, una donna che ha denunciato di essere stata cacciata via dalla sua abitazione da un connazionale. L'uomo, che ha asserito di agire per conto del proprietario dell'immobile, l'ha afferrata per un braccio, intimandole di lasciare l'appartamento. Marano Vicentino, Pretto coordinatore nazionale Lega per il progetto sui beni confiscati alle mafie. Il sequestro e la confisca dei beni acquisiti legalmente dalle associazioni criminali, spiega il deputato maranese della Lega, è un tema sempre più cruciale perché consente di convertire un bene simbolo del potere criminale sul territorio in un patrimonio comune destinato alla collettività per fini di utilità pubblica o sociale, con ampie possibilità di sviluppo e crescita per i territori in cui sono ubicati e per le relative comunità. Bassano, variante Delta 97,2% in Veneto, a Sant'Orso i ricoveri salgono a quota 10. Il report diffuso oggi sull'andamento dei contagi segna 460 positivi nelle ultime 24 ore. Al 2 agosto i positivi in regione sono 12.660, nel Vicentino i casi positivi sono 1.489. Siamo alle previsioni meteo 3-6 agosto, instabilità marcata e diffusa fino a venerdì. Tra mercoledì e giovedì transiterà una saccatura atlantica che porterà instabilità più marcata e diffusa, precipitazioni che interesseranno anche le zone pianeggianti. Da venerdì, temporanea rimonta anticiclonica con tempo più stabile e soleggiato. Pagina dell'Eco Nazionale, Green Pass, regole verifiche, resta il nodo scuola, trasporti, lavoro. Da venerdì il certificato verde sarà obbligatorio per accedere a bar, ristoranti al chiuso, a piscine e palestre, ma anche per partecipare a spettacoli, recarsi al cinema, nei centri termali, anche in zona bianca. Attacco hacker al sito della regione Lazio, si mobilita l'antiterrorismo, l'UE, questione molto seria. Si mobilita anche l'antiterrorismo nelle indagini sull'attacco hacker al sito della regione Lazio. Pochi minuti dopo la mezzanotte di domenica, un'intrusione telematica esterna ha mandato in tilt il portale della salute, tra cui il sistema di prenotazione vaccini. Sono stati oscurati 95 siti che promettevano terapie anti-Covid, sono 241 da inizio anno. Le terapie per il Covid via internet, 95 siti promettevano l'abbattimento del virus tramite farmaci venduti da loro, ma si trattava di una truffa. Doppia fiducia sulla riforma della giustizia, ora al vaglio del Senato, passa per ben due volte consecutive alla Camera la fiducia, una per ognuno dei due articoli di cui è composta la legge posta dal governo Draghi sulla riforma del processo penale, firmato dal ministro della giustizia Cartabia, a favore 458 deputati, contro 46, una astensione. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione.